Corte Costituzionale ha bocciato il ricorso presentato dalla Democrazia Cristiana. È inammissibile. Sulla Ferro si decide fra un mese. I sindaci dell'area del Fullone si schierano a favore dell'ospedale Pasteur di San Marco Argentano, che dicono sta morendo. Appello alle istituzioni, intervenite subito. Presto verrà pubblicato un bando per interventi di adeguamento alla normativa antisismica per uffici pubblici e privati. Usmanno promette nessuno spreco di risorse. 30 anni di carcere per il presunto assassino dell'anziana uccisa a Catanzaro nel 2009. La sentenza confermata in appello. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura lo avete sentito dai titoli. La Corte Costituzionale ha bocciato il ricorso presentato dalla Democrazia Cristiana e dice è inammissibile e sulla Ferro si deciderà fra un mese. Il punto nel servizio di Isabella Roccamo. Vediamo. Questa mattina a Roma l'attesa udienza pubblica della Corte Costituzionale sul ricorso riguardante le norme della Regione Calabria sulle elezioni. Ebbene, i giudici hanno dichiarato inammissibile la richiesta di intervento nel procedimento avanzata dalla Democrazia Cristiana per carenza di interesse, non avendo partecipato al giudizio davanti al TAR. La Democrazia Cristiana mirava ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge elettorale e dunque il ritorno al voto. Ricorso respinto, dunque, la Consulta però deve ancora decidere sulla vicenda che riguarda Wanda Ferro, candidata per il centrodestra alla presidenza della regione, esclusa dal Consiglio in virtù della nuova legge elettorale. La Consulta dovrà quindi vagliare in Camera di Consiglio la questione di legittimità sollevata dal TAR della Calabria. Decisione, precisano dalla Corte Costituzionale, che sarà resa nota nelle prossime settimane con il deposito della sentenza. E adesso cosa accadrà? Ci sono interpretazioni diverse. Da un lato c'è chi, come Ernesto Magorno, segretario del Partito Democratico della Calabria, e il senatore Paolo Naccarato, che esultano sottolineando che cala il sipario sulle voci di scioglimento del Consiglio regionale. Nella peggiore delle ipotesi, aggiunge il senatore Naccarato, la Corte Costituzionale potrà dichiarare una incostituzionalità limitata della legge elettorale approvata in regime di prorogatio, limitatamente all'attribuzione del seggio al candidato presidente miglior perdente. Il Consiglio regionale dunque rimane in piedi. Dall'altra però, visto che la Consulta non ha ancora deciso, c'è chi sostiene che potrebbe dichiarare incostituzionale la legge elettorale del 2014 e di conseguenza annullare ogni atto successivo, oppure potrebbe salvare la legislatura demandando al TAR il compito di imporre al Consiglio regionale di rivedere l'assegnazione dei seggi. Il quadro sarà chiaro quando arriverà la sentenza della Corte Costituzionale. Bisognerà aspettare almeno un mese. E intanto Wanda Ferro non nasconde la soddisfazione per l'avvenuto esame da parte della Consulta, al di là dell'esito. Dopo 2 anni di attesa, per me è un grande passo in avanti, perché comunque c'è stata la discussione e questo già in qualche modo dà la possibilità entro un mese poi di avere la sentenza. Non ho inteso impugnare la legge, ho fatto ricorso per quanto riguarda per la prima volta nella storia il miglior perdente fuori dal Consiglio regionale. E niente, sono fiduciosa, dico sicuramente che non si commentano le udienze ma soltanto le sentenze. Quando il TAR, rispetto al mio ricorso che era limitato ovviamente alla mia situazione, ha ovviamente demandato alla Corte Costituzionale in quanto materia costituzionale, ma anche aprendo ovviamente spiragli rispetto alla legge tutta, però questa sarà una valutazione ovviamente dei magistrati. Credo che sia un atto di giustizia, ma soprattutto di rappresentatività e soprattutto anche di quello che è previsto di per sé dalla Costituzione. Non si è mai visto che comunque chi rappresenta tra virgolette l'altra metà del cielo debba essere escluso poi dal Consiglio regionale. E dalla politica alla sanità, riconversione, rilancio, parole utilizzate per anni a proposito dell'ospedale di San Marco Argentano, primo nosocomio della provincia di Cosenza, interessato dalla riorganizzazione, destinato nei piani della regione a diventare il primo modello sperimentale di casa della salute. Oggi il Pasteur è una struttura che necessita di interventi urgenti e di un potenziamento di personale e apparecchiature. I sindaci dell'area non si arrendono. Il punto nel servizio di Gianluca Pasqua, sentiamo.
Il vero malato a San Marco Argentano è proprio l'ospedale. Basta guardare le condizioni strutturali del nosocomio per rendersi conto che le parole riconversione, rilancio, pronunciate dal 2010 in poi, sono rimaste lettera morta. Il Pasteur doveva essere la prima casa della salute. Oggi, nonostante le promesse, l'impegno della politica locale e le professionalità che lavorano all'interno, è sempre più una scatola vuota. Il sindaco Mariotti guida le fronte dei primi cittadini intenzionati a non arrendersi. C'era una volta, così cominciano le favole. Per noi purtroppo questa non è una favola, ma è una realtà triste, amara, che come dire, porta disagi, arreca disagi a una popolazione molto vasta, perché con questo presidio sanitario, c'è da dire, è posto in un territorio che è baricentrico rispetto alla Valle dell'Esaro. Raccoglie intorno a sé una popolazione di oltre 50.000 abitanti. Al danno si aggiunge la beffa, nel senso che i lavori strutturali hanno la copertura finanziaria. Ci sono oltre 8 milioni di euro, 5 milioni e mezzo dei quali destinati al consolidamento e alla ristrutturazione di questa struttura che è grande, che è vasta e che potrebbe davvero dare risposte immediate. In poche ore abbiamo incontrato tanti pazienti che ancora hanno come punto di riferimento l'ospedale, il reparto dialisi che meriterebbe locali più funzionali, un potenziamento del personale, la medicina sportiva, il primo intervento, la radiologia che non può contare sulla TAC rotta da mesi, la riabilitazione, il consultorio familiare, la cardiologia, anche qui l'ecodoppler è rotto, e il laboratorio d'analisi che il sindaco di Cervicati difende a spada tratta. Il laboratorio d'analisi è la parte radiografica che c'è, che esiste, sono le uniche cose che adesso conserviamo insieme alla dialisi qui a San Marco, restino in loco, cioè non potremo mai accettare, mai, e dico poi mai perché insieme ai cittadini verremo qui e faremo quello che dovremmo fare, che si possa verificare che qui, da qui vengono spostate queste due presidi, diciamo, veramente di microsanità che riusciamo a dare. Da San Marco sono passati il ministro Lorenzin, il commissario Scura e il direttore dell'azienda sanitaria Mauro. Qui, negli ultimi mesi, nonostante tutto, sono state salvate delle vite umane. Il sindaco Mariotti lancia l'ultimo appello alle istituzioni. Ci sono pochi servizi che funzionano grazie agli eroici operatori che stanno lì dentro. L'appello che rivolgo è anche quello di assicurare a questo presidio le figure che mancano per il funzionamento di quei servizi vitali, importanti, dei quali non possiamo prescindere. Parliamo invece adesso di prevenzione antisismica, perché la Regione Calabria si mobilita e avvia un bando per interventi di adeguamento e messa in sicurezza di edifici pubblici e privati, rigorosi criteri per evitare i soliti fondi a pioggia, i comuni sollecitati a dotarsi del piano di protezione civile. L'assessore regionale Musmanno è chiaro, saranno finanziati soltanto i progetti rispondenti alle nuove norme. Marisa Fallico, sentiamo. Rischio sismico. La Calabria, regione maggiormente esposta, con tutti i suoi 409 comuni classificati di livello 1 e 2, ovvero ad alta pericolosità, avvia la prevenzione attuando l'ordinanza del capo della protezione civile e cercando di utilizzare pienamente le risorse dell'ultima annualità del Piano Nazionale di Prevenzione del Rischio Sismico. A chiarire quali saranno gli step, l'assessore regionale Roberto Musmanno. La Giunta regionale ha delineato nell'ultima delibera gli indirizzi a cui si deve attenere il Dipartimento Infrastrutture per la predisposizione e pubblicazione di un bando per la selezione di interventi sia su edifici privati che pubblici. Deciso anche il completamento dello studio di microzonizzazione in tutta la Calabria, per il quale sono stati stanziati 700.000 euro. Chi può accedere ai finanziamenti per le misure antisismiche? Qui l'esecutivo Oliverio è stato chiaro, solo chi presenta progetti di adeguamento sismico e o demolizione e ricostruzione per gli edifici pubblici e di miglioramento o adeguamento sismico e o demolizione e ricostruzione per gli edifici privati. Si punta molto sull'adeguamento perché, come dimostrato dal terremoto del 24 agosto scorso nel centro Italia, molti edifici in cui erano stati fatti solo dei miglioramenti sono crollati. Da qui la necessità di non limitare, come avvenuto anche in Calabria, di interventi di rafforzamento locale o semplice miglioramento sismico che probabilmente non garantirebbero la sicurezza nella malaugurata ipotesi di un terremoto. Bisogna puntare sull'adeguamento secondo le norme più recenti.
soprattutto per quanto riguarda, sottolinea Musmanno, gli edifici strategici, in cui si deve intervenire in maniera risolutiva, evitando soluzioni tampone di dubbia utilità e dispersione di risorse. Un richiamo arriva anche per i piani comunali di protezione civile. Solo il 54% dei municipi calabresi ne è dotato e molti non sono neanche aggiornati, nonostante il costo sia basso, ma i benefici tantissimi, visto che possono salvare tante vite umane. E per stimolare i comuni inadempienti, nel bando per i finanziamenti degli interventi saranno privilegiati gli enti con piano di protezione civile. Ed ora parliamo di cronaca, perché la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna a 30 anni di reclusione nei confronti di Davide Veneziano, responsabile dell'omicidio di Antonia Critelli, la donna di 80 anni uccisa nella sua abitazione durante una rapina nel 2009. Sentiamo. Era il 23 marzo 2009 e in questa abitazione, nel quartiere Ponte Piccolo di Catanzaro, venne trovato il cadavere di Antonia Critelli. La donna aveva 80 anni e venne uccisa durante una rapina. Ad incastrare i suoi assassini fu il DNA rinvenuto sul luogo del delitto. In manette finirono Davide Veneziano e Silvano Passalacqua, giudicati con il rito abbreviato e condannati a 30 anni di reclusione. Pena confermata oggi dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro per Davide Veneziano, che fu il solo a presentare appello contro la sentenza di primo grado. Il suo complice, infatti, nel frattempo era deceduto. Secondo le accuse, quel giorno di 7 anni fa i due entrarono nell'abitazione dell'anziana donna, le legarono con del nastro adesivo le mani, le caviglie e il collo, poi avrebbero premuto con forza un cuscino sul volto della donna, che morì per soffocamento. Un delitto efferato che destò allarme e sconcerto. Antonia Critelli era la madre dell'allora presidente della Confcommercio di Catanzaro, Pietro Tassone. Per lungo tempo le indagini proseguirono senza esito. La famiglia, assistita dall'avvocato Nunzio Raimondi, si è battuta a lungo affinché il caso non venisse archiviato. Poi la svolta nell'aprile 2014 con l'arresto di Passalacqua e Veneziano, che furono inchiodati dal DNA. Oggi dunque, dopo una lunga camera di consiglio, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado per Veneziano, condannandolo anche al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. Il difensore dell'imputato, l'avvocato Piero Chiodo, aveva chiesto l'assoluzione per il suo assistito o in subordine una congrua riduzione della pena. Il figlio della vittima, Pietro Tassone, è stato presente a tutte le udienze del processo. Non gioisco mai per una condanna, ha affermato l'avvocato della famiglia Nunzio Raimondi, ma penso che in questo caso l'efferatezza dell'omicidio e la gravità della condotta posta in essere dell'imputato non potesse essere retribuita che con una pena esemplare, come in effetti è avvenuto. E a proposito del furto nelle abitazioni, andiamo a Lamezia, dove un cittadino romeno, Cosmin Petru Nechita, di 18 anni, è stato arrestato dai carabinieri appunto a Lamezia dopo che si era introdotto in un'abitazione con l'intenzione di compiervi un furto. A far intervenire i militari è stata la coppia di coniugi proprietaria dell'appartamento, che è stata svegliata nottetempo dal ladro. Mentre il marito ingaggiava una colluttazione col ladro, la donna ha chiamato immediatamente il 112 chiedendo l'intervento dei carabinieri. Giunti sul posto in pochi minuti, i militari della compagnia di Lamezia hanno bloccato il ladro, che ha fornito fra l'altro false generalità nel tentativo di nascondere i suoi precedenti penali. Nechita è stato arrestato così con l'accusa di rapina e false attestazioni a pubblico ufficiale, portato così come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lamezia in carcere. E ancora per la cronaca, torniamo ad occuparci dell'operazione condotta dai carabinieri e dalla polizia, che ha portato nel crotonese all'arresto di 36 persone. Dall'inchiesta emergono nuovi particolari. Vediamo. 900 pagine piene di prove, per dirla con le parole del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, emergono nuovi particolari dall'ordinanza dell'operazione Six Town, che ha portato all'arresto di 36 persone nel crotonese. I tentacoli delle 'ndrine, il business della droga e delle estorsioni, persino lo stadio San Siro tra gli interessi dei clan, come emerso nel corso della conferenza stampa a cui ha preso parte anche il procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia Vincenzo Luberto,
31 le persone per le quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere, 5 domiciliari. Nella tarda serata di ieri, catturato Fabio Lopez, esponente di primo piano del sodalizio sfuggito al blitz. Le accuse contestate vanno dall'associazione di stampo mafioso alla ricettazione e al traffico d'armi. Un'inchiesta meticolosa, come conferma il comandante provinciale dei carabinieri di Crotone, Salvatore Gagliano. 99 intercettazioni, la dico lungo su quello che è lo sforzo investigativo che è stato compiuto dai carabinieri e anche dalla procura, quindi nel valutare questo materiale. Ma si tratta di un'ndrangheta di rango proprio perché e la natura dei reati che sono stati contestati, il livello gerarchico che è occupato dagli odierni indagati. Questa 'ndrangheta che peraltro colloquia in maniera diretta, con i rapporti stretti addirittura con 'ndrangheta di altissimo spessore che si muove nella provincia di Reggio Calabria, come per esempio nomi come i Papalia, aveva allargato le sue propaggini nel territorio stesso della provincia di Crotone e Cosenza, ma addirittura aveva solide basi nel nord Italia, soprattutto in Lombardia, dove addirittura aveva un'andrina distaccata nella città di Rho, quindi in provincia di Milano. Questo ci fa un po' capire quello che è stata la natura dell'attività investigativa svolta e speriamo appunto di continuare a colpire l'andrangheta proprio nelle sue diramazioni e nel suo cuore della provincia di Crotone. A Vibo adesso, dove rimane ferito nel corso dell'ora di educazione fisica nel cortile della scuola a causa del lancio di una pietra dall'esterno, è successo appunto a Vibo al convitto Filangieri, dove un sasso lanciato da ignoti dall'esterno ha colpito un tredicenne che frequenta la scuola media. Il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso e medicato. La prognosi è di 7 giorni. Sull'accaduto hanno avviato le indagini i carabinieri di Vibo Valentia, che hanno sequestrato la pietra lanciata dall'esterno. Adesso sentiamo le nostre brevi di cronaca. Avrebbe evaso redditi per 500.000 euro con un mancato versamento di imposte dirette per 183.000 euro e di IVA per circa 100.000. Un professionista che svolgeva attività di servizi contabili e fiscali, risultato evasore totale, è stato individuato dalla Guardia di Finanza di Crotone. Una piantagione di marijuana è stata scoperta e sequestrata nel territorio del comune di Conflenti dai carabinieri della compagnia di Soveria Mannelli. Le piante, dall'altezza di 1,5 metri, erano state messe a dimora in un'area boschiva demaniale di contrada Muraglie. I militari hanno scoperto la piantagione nascosta dalla folta vegetazione nel corso di un controllo del territorio. Una persona denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale, altre 2 per porto di armi e oggetti atti ad offendere, una persona denunciata per guida con patente revocata e 6 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza. Questo il bilancio dei servizi svolti dai carabinieri della compagnia di Rende nel corso dei servizi di controllo del territorio. Il 22 ottobre il sindaco di Locri in piazza per difendere l'ospedale. Il nostro territorio, afferma il sindaco Giovanni Calabrese, necessita di una struttura ospedaliera adeguata alle nostre esigenze. Da una delle più rinomate strutture sanitarie della regione, il nostro ospedale è diventato ormai il fantasma di se stesso. Un'involuzione drastica, veloce e pericolosa lo ha catapultato in una condizione drammatica. Si era allontanato sfuggendo alla vigilanza della madre, ma è stato ritrovato sano e salvo dagli uomini del Corpo Forestale dello Stato. È accaduto a Briati con il Vibonese nel tardo pomeriggio di ieri. Erano le 17 quando la centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo è giunta la telefonata di una madre terrorizzata perché il suo bambino di 8 anni, mentre era intento a giocare con il suo cucciolo di cane, si era allontanato. I militari della stazione di Briatico, dopo pochi minuti, hanno rintracciato il piccolo, visibilmente impaurito ma incolume. E ancora per la cronaca, gli uomini del Corpo Forestale dello Stato del Comando di Castrovillari hanno posto sotto sequestro un impianto di depurazione nella zona industriale di Cammarata. Vedete proprio nelle immagini, l'impianto è risultato non funzionante e veniva usato da una lavanderia industriale quale deposito dei propri rifiuti reflui. Dalla documentazione sono state riscontrate ed è emerso che l'attività non era provvista di nessuna autorizzazione riguardante la gestione
gestione dei rifiuti e che il suo smaltimento non è mai avvenuto, pertanto si è provveduto a deferire il proprietario dell'attività e a sequestrare le vasche della raccolta dei rifiuti, sempre nel comune di Castrovillari. Durante un'attività di controllo legata al fenomeno del bracconaggio, hanno posto sotto sequestro il fucile che avete visto proprio nella foto, un fucile calibro 12, e deferito all'autorità giudiziaria un uomo di Montalto. Cambiamo adesso argomento, perché ci sono state delle prove di accorpamento fra carabinieri e corpo forestale, accorpamento previsto dalla cosiddetta riforma Madia che scatterà a partire dal 1 gennaio 2017 con il trasferimento nell'arma di 7.000 agenti forestali. Stamani nel parco Villa Vittoria a Mongiana, nel Vibonese, l'incontro fra il comandante provinciale dei carabinieri, il tenente colonnello Gianfilippo Magro, e il comandante provinciale del corpo forestale, il vicequestore aggiunto Lorenzo Lopez. Un processo che vedrà un importante passaggio: già il 25 ottobre sarà creata una nuova macrostruttura denominata Comando Unità per la Tutela Forestale Ambientale Agroalimentare Carabinieri. Nascerà così la polizia ambientale più forte d'Europa, una grande opportunità per il Paese, un contributo alla sua modernizzazione e sicuramente una delle esperienze più innovative in ambito internazionale. Voltiamo ancora pagina, aperta al transito. Questa mattina la strada provinciale 172 in località Donnantona del comune di Borgia, che collega la strada statale 106 nei pressi del parco archeologico Scolagium a Roccelletta di Borgia, con l'area di Borgia, Girifalco e San Floro. Sentiamo. Torna fruibile da questa mattina la strada provinciale 172 del comune di Borgia, l'arteria che collega la strada 106 nei pressi del parco archeologico Scolacium a Roccelletta di Borgia con l'area di Borgia, Girifalco e San Floro, dopo i lavori effettuati per i quali la provincia ha ottenuto un finanziamento di 3 milioni e mezzo dalla Regione Calabria. È stata aperta al transito. L'importante arteria, lo ricordiamo, è stata interessata da un ampio fenomeno franoso con i conseguenti disagi per i cittadini. Ora, grazie ad un bypass realizzato dalla provincia di Catanzaro nel tratto stradale interessato dalla frana, con la realizzazione di un nuovo percorso stradale che ha previsto la costruzione di due importanti viadotti che attraversano la Fiumarella e che porteranno l'arteria sul costone antistante a quello crollato in modo da insistere su un terreno stabile, è stata aperta al transito. Il tratto di strada interessato riveste ancora maggiore importanza dopo la realizzazione dello svincolo della nuova statale ionica. Noi sulla viabilità ormai stiamo investendo molto, perché è una delle funzioni fondamentali della legge Delrio, alle province o alle aree vaste che dopo il 4 dicembre prenderanno il posto delle province, se vincerà, come mi auguro, il sì, e che ci consente oggi di avere una delle dei sistemi viari più efficienti della Calabria. Perché siamo riusciti in continuità, per onestà intellettuale e amministrativa, a dare a questa provincia una dei sistemi viari efficienti, sicuri, che oggi il Paese annovera. Quindi sono sempre di più orgoglioso di avere al mio fianco collaboratori importanti, l'ufficio tecnico che su questa opera e su questa strada ci ha messo molto di suo. Voglio ringraziare anche la Regione Calabria, il Dipartimento Infrastrutture, l'assessore Musmanno, il presidente Oliverio, che hanno dato un grande contributo affinché quest'opera e il sistema viario di Catanzaro possa essere annoverati tra i più sicuri della Calabria. E restiamo a Catanzaro, dove Banca Italia ha presentato questa mattina la nuova banconota da 50 euro contro il rischio contraffazione. Vediamo. Entrerà in circolazione a partire dal 4 aprile 2017 la nuova banconota da 50 euro, la cosiddetta serie Europa, dotata di caratteristiche di sicurezza nuove e più avanzate che offrono una protezione più efficace dalla falsificazione. L'introduzione dei nuovi biglietti in euro avviene con gradualità e in ordine ascendente di taglio. Le banconote da 5 euro, da 10 e da 20 sono state immesse in circolazione rispettivamente nel 2013, nel 2014 e nel 2015. La nuova banconota da 50 euro invece inizierà a circolare dalla prossima primavera.
Alla presentazione della nuova 50 euro è stato affermato che sarà la carta moneta più facilmente verificabile nella sua autenticità. In effetti è semplice riconoscerla, in quanto presenta delle caratteristiche uniche che la rendono molto diversa dalla banconota che utilizziamo adesso. La nuova banconota da 50 euro è in linea con quello, con tutto il progetto di restyling di tutte le banconote, quindi la creazione di una seconda serie di banconote che ovviamente si fermerà al 200 euro. Come sapete, il 500 è stato escluso dalla circolazione. Ovviamente la banconota avrà corso nell'aprile del 2017. Noi la presentiamo, qui presentiamo alcune caratteristiche di questa banconota in una quasi anteprima nazionale. Dopo la presentazione effettuata a livello ovviamente internazionale dalla BCE e dopo la presentazione fatta a Bari e a Bergamo, adesso viene Catanzaro. E torniamo sull'incendio dei 5 container ieri a Lamezia destinati al costruendo villaggio della Carità appunto a Lamezia Terme, perché tutte le Caritas diocesane della Calabria hanno espresso la loro solidarietà a Monsignor Luigi Cantafora, vescovo di Lamezia, al direttore della Caritas padre Valerio di Trapani e tanti volontari che si stanno dedicando alla realizzazione del villaggio della Carità. È un atto grave, scrivono, che spinge tutti a riflettere su come sia ancora difficile poter lavorare alla luce del Vangelo, di quanto la Chiesa da sempre intende costruire per l'aiuto e l'inclusione sociale dei poveri. Perciò alla loro vicinanza le Caritas calabresi aggiungono il sostegno e l'incoraggiamento a continuare a seguire la strada intrapresa da anni, che punta non solo all'aiuto concreto e immediato nei confronti dei poveri, ma anche alla formazione delle coscienze perché si diffonda sempre di più la cultura della legalità, un impegno questo che sta vedendo le Caritas della Calabria unite per la realizzazione di tanti segni, in particolare il progetto Costruire Speranza, che attraverso la formazione e l'utilizzo di beni confiscati alla mafia tenta di dimostrare concretamente che è possibile porsi in alternativa alla cultura della violenza e della sopraffazione dei più deboli, a dare speranza alla nostra Calabria. Ebbene, questa era l'ultima notizia, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.